Ancora sangue sulla statale 17 nei pressi del bivio di Campochiaro, che si conferma uno dei tratti più pericolosi in regione. A perdere la vita un 85enne di Vinghiaturo che si è scontrato con il suo Apecar contro una vettura. È ripreso tra le proteste dei lavoratori il Consiglio regionale, è tornato a riunirsi dopo la lunga pausa estiva. I lavori dell'Assemblea di Palazzo Moffa sono stati sospesi vista la dura contestazione in aula. Clima teso a Palazzo Sant'Antonio, dove il consigliere del Movimento 5 Stelle Nicola Di Michele ha presentato un'interrogazione sulla regolarità dei permessi per l'installazione delle giostre in occasione della festa patronale e sulla successiva bonifica dell'area. Entusiasmo a Campobasso per l'ottimo esordio in campionato, fiero della prestazione dei suoi giocatori mister Cappellacci. Intanto ai Serni e Agnone cresce la voglia di riscatto dopo le sconfitte in trasferta. Bentrovati con l'informazione di Molise TV. Come avete sentito dai nostri titoli in apertura, la cronaca, ancora sangue sulle strade molisane. A perdere la vita un 85enne di Vinghiaturo che con il suo Apecar si è scontrato con una Panda guidata da un uomo di 33 anni trasportato in ospedale. Servizio. Ancora un mortale sulla strada statale 17 nei pressi del bivio di Campochiaro, che si conferma uno dei tratti più pericolosi in regione, già in passato teatro di altri gravissimi incidenti. Questa mattina, poco prima delle 9, Giovanni Di Sisto, un anziano di Vinghiaturo a bordo di un veicolo Apecar, si è scontrato con una Fiat Panda condotta da un uomo di 33 anni, anche lui di Vinghiaturo, rimasto ferito e trasportato da un'ambulanza in ospedale. Per l'anziano di 85 anni non c'è stato nulla da fare, morto sul colpo, e quando l'ambulanza del 118 è arrivata sul posto il suo cuore aveva già smesso di battere. Troppo gravi le ferite riportate a seguito del terribile schianto che ha distrutto l'abitacolo del tre ruote sul quale viaggiava. Sul posto sono intervenuti immediatamente, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco, che hanno impiegato alcune ore per estrarre il corpo dell'uomo senza vita dal mezzo e liberare la strada dai rottami. Il traffico, che ha subito pesanti rallentamenti, è stato regolato dai carabinieri delle stazioni di Vinghiaturo e Boiano intervenute sul luogo del sinistro. I militari sono ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e per accertare eventuali responsabilità. Continuiamo con la cronaca. Sfruttamento del lavoro nero, occupazione abusiva di edifici, guida in stato di ebbrezza e altri reati. 6 le persone denunciate dai carabinieri che nel corso dell'ultima operazione hanno passato a setaccio alcuni cantieri edili e aziende agricole tra Isernia e comuni limitrofi. Nello specifico, i militari hanno denunciato un 55enne di Isernia, titolare di un'impresa edile, e un 40enne di Venafro, titolare di un'azienda agricola. A Macchia di Isernia i carabinieri hanno denunciato una 50enne di Casoria, in provincia di Napoli, un 20enne di Isernia per occupazione abusiva di edifici. Dovrà rispondere invece di guida in stato di ebbrezza un 35enne di Isernia, il cui tasso alcolemico superava di oltre 4 volte il limite previsto dall'attuale normativa. Infine, a Venafro, i militari della locale stazione hanno denunciato un 24enne del luogo per ubriachezza molesta. Cambiamo argomento. La prima seduta del Consiglio regionale dopo la pausa estiva è iniziata con una protesta alquanto animata, seguita all'interno di Palazzo Moffa. Vediamo. Siamo qui oggi davanti al Consiglio regionale perché riprendono, dopo la lunga pausa estiva, i lavori dei consiglieri. Come vedete c'è già una protesta in contro, quella dei lavoratori delle grosse aziende molisane, parliamo di zuccherificio, parliamo di GAM, ma parliamo anche dei tanti lavoratori della vigilanza. Qui accanto a me il segretario regionale della UIL, Pasquale Guarracino, che ci illustra adesso brevemente la situazione odierna e quali saranno le iniziative che intendete intraprendere. La situazione odierna è molto complessa. Vediamo che oggi alla ripresa dei lavori del Consiglio regionale c'è una manifestazione spontanea. Ci sono lavoratori che attendono risposte, non tavoli infruttuosi come finora hanno tentato di fare i nostri rappresentanti politici, ma risposte concrete. E la prima risposta concreta che viene oggi è proprio l'assenza del Presidente della Regione, che ancora una volta, invece di risolvere il problema, sfugge. E accanto a me c'è anche un lavoratore dell'azienda avicola di Monteverde. A lei ce l'ha ancora le speranze della ripresa?
Ma guarda, io ero uno dei più scettici sulla questione del rilancio di quell'azienda, però come dicevo prima, la questione dell'area di crisi ha riaperto uno spiraglio. Ovviamente sta a noi adesso saper giocarci la partita, ovviamente come dicevo prima al Ministero, perché senza questa partita, senza questa cosa qua io penso e sono convinto che il rilancio era impossibile. E la protesta si è animata a dismisura all'interno del Consiglio regionale, dove nella zona dedicata al pubblico i lavoratori seduti hanno preso la parola e hanno manifestato tutta la loro disperazione. Chiedono risposte immediate. Intanto il Presidente del Consiglio, Vincenzo Niro, ha sospeso i lavori. Perché le risposte non ce ne stanno, sono tutti punti interrogativi. Se chi lavora, ne può il Papa, se non c'è lavoro, ci sta dignità. Se non si gira più la ragione, se non si parla proprio. Dal Consiglio regionale al Comune di Isernia, dove la Commissione consiliare ha bocciato il bilancio di previsione, l'importante documento finanziario è stato respinto con 4 voti contrari, 2 astensioni e 1 favorevole. A dire no, oltre alle opposizioni, anche il Presidente Benedetta Monaco. Il documento contabile approderà e sarà discusso domani in Consiglio. Si preannuncia una seduta infuocata per il primo cittadino Luigi Brasiello. Ancora politica, dello strano caso degli inquilini di Palazzo Moffa che in Consiglio sono ancora IDV nonostante l'adesione al nuovo soggetto, il Molise di tutti, ce ne parla il portavoce dell'associazione Cristiano Di Pietro. Sentiamo. Voi avete aderito all'associazione politico-culturale Molise di tutti, però qui in Consiglio regionale siete ancora, diciamo così, contraddistinti come Italia dei Valori. Perché? Sì, noi stiamo aspettando di chiudere il gruppo dell'Italia dei Valori e formare in Consiglio regionale il gruppo del Molise di tutti per una questione amministrativa contabile. Come sa, noi chiudiamo i conti, aspettiamo la verifica da parte della Corte dei Conti adesso per i gruppi. Nel momento in cui avremo tutti gli ok sui conti dell'Italia dei Valori, noi chiuderemo questo gruppo e entro, non oltre fine anno, apriremo il nuovo gruppo. Possiamo dire invece che state temporeggiando perché aspettate giugno 2016 con il nuovo congresso, dove secondo alcune voci sembrerebbe che Antonio Di Pietro, il Tonino nazionale, a quanto pare sembra voglia riprendersi la sua creatura. Ma guarda, il congresso si svolge ogni 5 anni da statuto, quindi nel 2018. Non credo che rimarremo fino al 2018 nell'Italia dei Valori. Per quanto riguarda la specifica domanda, se vuole riprendersi, credo che mio padre abbia anche deciso di prendersi una pausa dalla politica e dedicarsi alla campagna e alla sua vita. Voglio andare a vivere in campagna. Voglio la rugiada che mi bagna. Ma vivo qui in città e non mi piace più. In questo traffico bestiale la solitudine ti assale e ti butta giù. Che bella la mia gioventù. Voglio ritornare alla campagna, voglio zappare la terra e fare legna, ma vivo qui in città, che fredda sta tribù, non si
può più comunicare. Torniamo ora a parlare dell'EGAM e della gestione integrata delle risorse idriche, ad avanzare dubbi di legittimità sia sugli atti deliberativi regionali che comunali. La segreteria regionale di Democrazia Popolare, insieme ai consiglieri comunali Francesco Pilone e Maria Laura Cancellario. Sentiamo. La segreteria regionale di Democrazia Popolare, unitamente ai consiglieri comunali Pilone e Cancellario, è intervenuta motivando la scelta di voto contrario sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale, ribadendo con forza le perplessità e i pericoli connessi all'adesione del Comune di Campobasso all'ente di governo dell'ambito del Molise. Molteplici infatti sarebbero i motivi che portano ad avanzare i dubbi di legittimità sia sugli atti deliberativi regionali che comunali, relativi all'immediata impugnativa da parte del sindaco sugli atti istitutivi dell'EGAM, proprio al fine di poter scongiurare il pericolo di una possibile privatizzazione della filiera idrica. Il gruppo di Democrazia Popolare al Comune di Campobasso ha sottolineato che sia l'istituzione dell'EGAM che l'esclusione dei servizi idrici attualmente gestiti da Molise Acque potrebbero risultare nulli per violazione di legge. Sempre più urgente dunque risulterebbe una norma regionale. Secondo i consiglieri di Democrazia Popolare, in particolare la regione dovrebbe affidare all'azienda speciale regionale Molise Acque la gestione dell'intero sistema idrico integrato, oppure sottrarre alla gestione della stessa il sistema di captazione e di adduzione, affidandolo ovviamente al gestore unico. A tal proposito, secondo i consiglieri, non potrebbero trovare accoglimento le dichiarazioni del sindaco Battista circa la necessità di aderire all'EGAM per rivendicare un ruolo di rilievo come comune capoluogo all'interno del neocostituito ente. Infatti l'articolo 8 per il servizio idrico integrato espressamente recita: il direttore dell'ente è l'organo di amministrazione dell'EGAM ed è nominato dal comitato d'ambito d'intesa con il presidente della giunta regionale, il che significa che il vertice dell'ente dovrà seguire le indicazioni politiche impartiteli. Democrazia Popolare si è resa per questo disponibile ad affiancare ogni iniziativa utile a tutelare con forza il bene prezioso che è quello dell'acqua, ritenendolo patrimonio inalienabile della regione Molise. Noi abbiamo le idee chiare, siamo contrari a quel tipo di carrozzone. Poteva la regione benissimo implementare e fare una scelta diversa, magari anche con l'azienda speciale Molise Acque. Ha fatto quest'altra via e ovviamente noi contrasteremo questa scelta e ci opporremo a qualsiasi decisione che va in tale senso. Andiamo a Termoli, clima teso a Palazzo Sant'Antonio, dove il consigliere del Movimento 5 Stelle Nicola Di Michele ha presentato un'interrogazione sulla regolarità dei permessi per l'installazione delle giostre in occasione della festa patronale e sulla successiva bonifica dell'area. Il servizio. Ci sarebbero state delle irregolarità nei lavori di installazione delle giostre in occasione della festa patronale di San Basso. Questa la denuncia del consigliere del Movimento 5 Stelle, Nicola Di Michele, che ha depositato ieri in comune un'interrogazione a risposta scritta. Abbiamo avvicinato il consigliere per chiedergli delucidazioni sulla denuncia. Beh, noi abbiamo già presentato un'interrogazione ieri mattina molto presto per chiedere come si vorrà muovere in seguito a questo scempio che è stato perpetrato su questo lembo di spiaggia termolese. La storia inizia un po' circa un mese fa, quando l'assessore Ferrazzano decise, in audita altera parte, di far approvare una delibera per istituire questo parcheggio perché le giostre arrivassero a Termoli. Nulla questio se poi non fossero stati fatti questi lavori che, come potete vedere, come possono vedere i cittadini, hanno davvero fatto uno scempio. Qui c'è dell'inerte, ci sono pietre, ci sono sicuramente oli abbandonati dalle giostre, perché come si sa vanno a motore, ed inoltre noi abbiamo scoperto che non ci sono delle determinate autorizzazioni, tipo quella paesaggistica per la quale è stato presentato un esposto anche da un altro consigliere di minoranza. Oggi, che è l'8 settembre, nonostante ci fossero le rassicurazioni anche degli organi competenti, l'inerte è ancora qui, la spiaggia è stata abbandonata e vedrete che tra un mese qui sarà pieno di erbacce e la cosa sarà dimenticata.
Pensa di ricevere risposte a breve? Alle interrogazioni rispondono anche dopo mesi, anche se i tempi tecnici sono di 30 giorni. Ma noi non ci fermiamo, andremo avanti su questa storia perché il nostro modo di agire non è quello di fare solo denunce e rimanere fermi. Noi poi ci muoveremo in altri ambiti e sicuramente partirà anche una denuncia del Movimento 5 Stelle. Questa è una storia che non si può assolutamente fermare, perché questa, come tante, sono quelle cose assurde che questa amministrazione porta avanti senza dare nessuna spiegazione, né prima e né dopo. Cambiamo argomento. Dopo l'appello di Papa Francesco, che ha invitato ad accogliere famiglie di profughi, le parrocchie molisane si sono messe immediatamente in moto. Un appello forte, quello giunto da Roma, riguardante migliaia di migranti e rifugiati che cercano di sopravvivere alla guerra affrontando l'incubo dei barconi della speranza. Le parole del Pontefice sono state raccolte con grande senso di responsabilità anche dalle parrocchie molisane, che nei prossimi giorni, sotto la supervisione della Diocesi, inizieranno ad essere definitivamente operative. Torniamo in Basso Molise. Il sindaco di Montenero di Bisaccia, Travaglini, ha replicato alle accuse lanciate dai consiglieri di minoranza in merito alla discarica abusiva di località Bivio. Ancora da sciogliere il nodo sulle immagini che riprenderebbero furgoni del comune intenti a sversare rifiuti nel sito incriminato. Il servizio. Allarmismo sociale. Così viene bollata la denuncia dei giorni scorsi dei consiglieri di minoranza al comune di Montenero, Bozzelli e Dascanio. I due hanno preparato e diffuso un volantino che riguarda, oltre alla faccenda dei rifiuti abbandonati all'altezza della zona Bivio, anche la situazione definita allarmante del plesso delle scuole elementari di Piazza della Libertà e gli impatti dei fumi della centrale a biomasse. A tutte le accuse, lanciate anche da un gazebo allestito ieri nel centro del paese, il sindaco Travaglini risponde così. Il consigliere comunale deve svolgere il suo compito, il suo ruolo non è questo. Noi siamo disposti a collaborare. Io non ho avuto mai il piacere di confrontarmi con questi due consiglieri comunali, al contrario che con l'altra parte della minoranza. Pertanto io li invito a confrontarci. Guardate, una cosa sintomatica è questa. Possibile che nel momento in cui ci sono abbandoni di rifiuti, cittadini o chi ne ha comunque conoscenza ci avvisa immediatamente, nel caso loro avvisano tutti tranne che noi. Resta da sciogliere il dubbio sulle immagini dei furgoni del comune che sarebbero stati visti scaricare i rifiuti nella discarica abusiva. I furgoni comunali sono in giro per tutto, per l'intero territorio comunale. Da una prima analisi che abbiamo fatta, addirittura non c'è nessuna concretezza su quanto loro stanno affermando, però non vi nego che stiamo verificando, quindi siamo più che tranquilli, una cosa è certa, se così dovesse essere, ma ho i miei dubbi, non eravamo a conoscenza. Mentre Travaglini va giù pesante sull'ex presidente della provincia d'Ascanio, definendolo un ciarlatano, l'assessore all'ambiente Cantucci risponde al consigliere Valentina Bozzelli, che ne aveva chiesto la testa, rimarcando l'impegno profuso nel monitoraggio del territorio. Innanzitutto abbiamo predisposto una convenzione con la Protezione Civile per il monitoraggio e il controllo della zona del nostro comune, che devo dire ha dato ottimi risultati. Perché? Perché loro rispetto a delle uscite che fanno più o meno costantemente e in maniera ovviamente random, quindi senza che neanche l'amministrazione sappia, ed è un bene questo, rilevano delle criticità che poi vengono segnalate nella relazione. La relazione viene mandata ovviamente al comune e anche alla Tecneco, che per la parte ovviamente che riguarderà e riguarda loro provvede allo smaltimento e alla pulizia delle zone soggette all'abbandono. Rispedite dunque al mittente le accuse, la giunta Travaglini starebbe valutando di chiedere al prefetto se ci siano i presupposti della decadenza dei consiglieri per procurato allarme. Parliamo di scuola perché riapriranno domani i cancelli degli istituti scolastici molisani, tutto pronto per l'inizio del nuovo anno che sarà inaugurato dal sottosegretario alla difesa Domenico Rossi, che l'11 settembre giungerà in regione per parlare di legalità. Sentiamo.
Meno 1 e la campanella delle scuole molisane tornerà a suonare. Con il calo delle temperature può dirsi ormai conclusa la bollente estate 2015 e domani la sveglia tornerà a suonare ben presto per ogni studente. Docenti e operatori scolastici sono già al lavoro per la definizione dei calendari delle lezioni per assicurare agli alunni un buon anno scolastico. Come ha anticipato il direttore dell'ufficio regionale Anna Paola Sabatini, necessario è il gioco di squadra. Tutto pronto dunque per un nuovo anno all'insegna della socializzazione, del divertimento e dell'apprendimento. Un po' meno pronti i ragazzi ormai abituati al dolce far nulla estivo, entusiasti invece i più piccoli alle prime armi, ormai stanchi di stare a casa e con grande voglia di imparare. Ultime spese pazze in cartolibreria per la scelta di diari colorati, comodi astucci e zaini di tendenza. Ad inaugurare il nuovo anno scolastico molisano il sottosegretario Domenico Rossi, che l'11 settembre giungerà in regione. L'esponente del governo Renzi arriverà a Campobasso per parlare di legalità. A tal proposito il Ministero dell'Istruzione, basandosi sui drammatici e troppo frequenti casi di vandalismo tra le nuove generazioni, ha sottoscritto un protocollo con il Ministero della Difesa per diffondere tra i giovani i valori della democrazia, partendo dalla conoscenza della Costituzione e della cultura della difesa e della legalità. Un tema che si lega anche a una significativa ricorrenza, il centenario della Grande Guerra. A causa di lavori di ristrutturazione di alcuni locali del convitto nazionale Mario Pagano di Campobasso, il rettore ha reso noto che l'inizio dell'anno scolastico della scuola secondaria di primo grado e del liceo scientifico è posticipato a lunedì 14 settembre. Gli alunni della scuola primaria invece cominceranno l'anno scolastico regolarmente mercoledì 9 settembre, giorno in cui l'istituto accoglierà anche le convittrici e convittori esterni alla scuola. Lezioni rinviate a lunedì 14 anche per gli studenti delle scuole elementari e medie di Ripalimosani. Tutto regolare invece da domani 9 settembre per la scuola dell'infanzia, per la quale sarà attivato anche il servizio Scuolabus. Ed ora apriamo la nostra pagina sportiva. In apertura la Serie D, a commentare la prima vittoria del Campobasso contro la Recanatese, mister Cappellacci, che si è detto entusiasta della prestazione dei suoi giocatori in campo. Sentiamo. Debutto positivo per il Campobasso, che nella prima partita di campionato ha battuto la Recanatese con una tripletta targata Alessandro e un singolo di Bucchi. Entusiasta per la vittoria 4-3, mister Roberto Cappellacci. Io mi aspettavo che oggi soffrivamo, perché questo era prevedibile, visto la squadra avversaria, che è sicuramente più fresca di noi, più leggera, più tecnica, che sta meglio in questo momento. Noi abbiamo bisogno, per la costituzione della squadra, di un po' di tempo, di un po' di partite. Siccome purtroppo non ne abbiamo fatte molte, questo non ci ha aiutato, ma comunque non è un alibi. È chiaro che noi in questa partita abbiamo sofferto più del dovuto, al di là della bravura che è stata tanta dell'avversario. Abbiamo sofferto perché non abbiamo mai tenuto lo stesso ritmo di gioco, perché comunque siamo stati approssimativi in alcune situazioni nella lettura della fase difensiva, dove ci siamo fatti fregare. Oggi siamo spesso fatti saltare troppo facilmente, però questo io lo imputo, oltre che magari a delle cose che noi possiamo migliorare, proprio per, come dicevo, al fatto che sulle gambe ancora non ci siamo e che quindi ci poteva stare soffrire. Chiaramente in tutto questo non mi aspettavo che oggi prendevamo 3 gol e ne rischiavamo di prendere altrettanti, però nello stesso tempo comunque abbiamo comunque anche noi costruito, abbiamo fatto anche dei bei gol. E quindi buona la prima, perché noi ci tenevamo comunque a vincere, avrei sperato un 1-0 sofferto è stato comunque il risultato, però insomma, un po' mi infastidisce il fatto di aver preso 3 gol. Alla zona centrale del campo, dove non siamo stati bravi né ad aggredire né a scappare, e comunque anche sugli esterni, ma anche nelle zone centrali, anche il gol che abbiamo preso sulla palla loro lunga è un gol che non dobbiamo prendere, quindi noi abbiamo condito questa partita sofferta ma comunque bella, perché abbiamo fatto 4 gol, abbiamo vinto, la gente era tanta, ci ha spinto anche nella sofferenza, quindi secondo me questa è stata una buona giornata, soprattutto perché abbiamo vinto, perché se oggi avesse pareggiato la Recanatese col palo sul 4-3, adesso magari
stavamo insomma con la coda tra le gambe e comunque c'era meno serenità, però la partita l'abbiamo vinta, il risultato è sempre quello che conta di più. In tutto questo ho detto che comunque questa squadra deve migliorare, ma migliorerà, io sono convinto. Dalla Serie D al campionato di eccellenza, torniamo a parlare della gara tra la Polisportiva Gambatesa e il Comprensorio Vairano, terminata con un pareggio. A fine partita abbiamo raccolto i commenti a caldo degli autori dei gol delle rispettive squadre. Sentiamo. Un'equilibrata partita terminata con un ottimo pareggio, quella giocata tra la Polisportiva Gambatesa e il Comprensorio Vairano. Positivi commenti degli autori dei gol, Mario Grosso per il Gambatese e Pietro Sorbo per il Vairano. È stata un'ottima gara, peccato per le occasioni sprecate, ma possiamo fare bene, abbiamo giocato bene, abbiamo premuto di più sul primo tempo, ma secondo me possiamo fare ancora meglio. Incoraggianti e ambiziosi gli obiettivi futuri della squadra biancoverde. Mi rendo tranquillo e una salvezza sicura, anzi lottiamo anche alle zone più alte della classifica se continuiamo così. Dobbiamo solo sprecare di meno e creare di più, come abbiamo fatto oggi. Di rilevante importanza anche il commento dei gialloblu. La partita alla fine è stata combattuta, però forse potevamo portarla a casa verso la fine. Le ultime occasioni potevamo essere più fortunati. Poi per il gol sono stato anche un po' fortunato che ho ricevuto quella palla al centro dell'area. Comunque l'obiettivo è la salvezza, però comunque ci aspettiamo di migliorarci rispetto all'anno scorso. Il nostro telegiornale termina qui, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Il meteo è offerto da... Io chiedo che stesse al mondo che conteste, dell'este hasta oeste y bajo il mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol, bajo el mismo sol. Previsioni del tempo per mercoledì 9 settembre. Mattinata caratterizzata da schiarite alternate a qualche velatura di passaggio, tra pomeriggio e sera netto peggioramento in risalita da sud con rovesci e temporali anche di forte intensità entro la notte. Temperature in ulteriore diminuzione nei valori minimi, stazionarie le massime. Ventilazione è moderata inizialmente dai quadranti nordorientali, tendente a provenire dal meridione, ma rimossi. Vediamo le temperature nel dettaglio. Campobasso minima 11 gradi, massima 20, Isernia minima 15, massima 21 gradi, Termoli minima 20, massima 23 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha consegna assegni spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa, spendi e risparmi conviene! Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.